Va bene, direi appunto che possiamo iniziare, quindi diamo comunicazione dell'apertura ufficiale insomma, della seconda assemblea congressuale di ADL COBAS, questa assemblea congressuale a livello nazionale e quindi ovviamente riveste per tutti noi e tutte noi un importante significato. E prima di iniziare con la relazione introduttiva, peraltro appunto penso che tutte e tutti dovreste avere già avuto in visione e aver letto, abbiamo pensato di iniziare questa assemblea congressuale con un contributo che viene dato dalle compagne che vedete qua davanti, perché sono successe delle cose ovviamente di cui tutti siamo a conoscenza. C'è stato un episodio praticamente grave, no? E ha avuto una grande risonanza, di un femminicidio di una ragazza, Giulia Cecchettin. Non è, ovviamente siamo a quota quest'anno 105 se non sbaglio, 110 già, e quindi abbiamo pensato che è importante che da parte delle compagne qua davanti hanno pensato di lanciare un messaggio che penso sia utile per tutti e tutte. Per cui passo il microfono direttamente per prima a Adela. Buongiorno a tutte e a tutti. Oggi apriamo il nostro congresso ricordando le 110 donne vittime di femminicidi in Italia quest'anno. Ci hanno chiesto di fare un minuto di silenzio. Invece, in migliaia abbiamo deciso di fare rumore e di far sentire le nostre voci. La violenza contro le donne è ovunque, in casa, per strada, a scuola, nei luoghi di lavoro. Purtroppo la maggior parte si consuma tra le mura domestiche, per mano di ex partner, mariti, compagni, padri, fratelli. Fermiamo la violenza contro le donne. Fermiamo le battute sessiste dell'amico. Fermiamo l'atteggiamento possessivo verso le donne. Fermiamo le molestie del collega o del datore di lavoro. Non vogliamo mai più sentirci dire stai zitta. Basta essere complici. Se tocca a una, rispondiamo tutte. Tocca una, tocca a tutte. Luci. Va bene, niente, allora possiamo appunto iniziare. Aprirà l'assemblea congressuale Sergio, che tutti insomma penso che tutte conoscete, e appunto sarà una sintesi di quella che è la relazione introduttiva che abbiamo già fatto girare, e spiegando un attimo l'andamento dei lavori della giornata, al termine della relazione introduttiva ci saranno alcuni interventi di integrazione alla relazione, e in particolar modo ci saranno interventi sulla questione di genere, sulla questione climatica, sulla questione del lavoro povero, sul caporalato, sulla questione di come concepiamo noi l'intersindacalità, sulla questione di sanità, servizi, welfare, sulla questione dell'immigrazione, su democrazia e rappresentanza,
sulla rete degli educatori e delle operatrici sociosanitarie, lavoratrici e lavoratori, turismo, cultura, sicurezza sul lavoro, casa e diritto all'abitare. Sono molti temi, ovviamente gli interventi non andranno oltre i 10 minuti, quindi ci vorrà una capacità, insomma, di sintesi da parte di chi interviene, però abbiamo pensato che in un'assemblea congressuale come questa, proprio per la natura sociale che ha il lavoro che facciamo tutti i giorni, abbiamo ritenuto fondamentale, insomma, che ci sia un largo spazio, insomma, a tutta una serie di problematiche che affrontiamo tutti i giorni. Vedremo a che ora finirà questa prima parte e quindi eventualmente, se finiamo a ridosso della pausa pranzo, che sarà intorno tra le 13 e le 13.30, eventualmente ci sarà qualche altro intervento da esterni all'ADL e poi ci sarà la pausa pranzo, si riprenderà quei lavori verso le 14.30 con appunto altri interventi esterni che ci saranno e poi anche interventi da parte della sala, di chi vuole intervenire, perché ovviamente è importante che ci siano contributi da parte di tutte le varie situazioni a livello nazionale, e la parte finale conclusiva riguarderà alcune modifiche allo statuto che abbiamo introdotto e che sono già state discusse anche queste all'interno delle assemblee territoriali, e si finirà l'assemblea appunto dando lettura di quelli che sono i portavoce che sono già stati nominati all'interno delle assemblee territoriali e poi della proposta dei portavoce nazionali che saranno appunto rappresentativi della di ADL Cobas. Questo insomma è un po' il programma della giornata. Per il pranzo abbiamo fatto una roba proprio per fare in modo che lo spazio sia abbastanza ristretto, quindi ci sarà una vaschetta, insomma, con del farro e delle verdure, insomma, poi sarà della frutta e biscotti, insomma, crepes e varie altre cose, e quindi dovremo cercare di mangiare in tempi abbastanza rapidi per poter riprendere alle 14.30. Questo, diciamo, lo schema dell'assemblea congressuale. Come vedete, abbiamo trovato anche uno spazio, insomma, che è adeguato per l'evento, e quindi ci auguriamo, insomma, che i lavori procedano con celerità e soprattutto che poi siano importanti per quanto riguarda lo sviluppo e la crescita ulteriore di ADL Cobas. Ecco, passo la parola a Sergio. Bene, ciao a tutte e tutti. Vabbè, ovviamente, come diceva Gianni, nella cartellina già trovate la relazione introduttiva che è stata già distribuita anche quando abbiamo fatto le assemblee territoriali. Io cercherò appunto di sintetizzare questa cosa, insomma, in tempi anche, perché poi è difficile, no, star qua l'attenzione per tanto tempo a ascoltare persone che parlano, ecco. Però io credo che sia appunto un'occasione importante, e come succede anche quando facciamo l'assemblea generale dei delegati o come succede oggi, penso che un po' tutti ci rendiamo conto che appunto al di là delle vertenze singole che abbiamo nei singoli posti di lavoro, al di là delle varie città, ci rendiamo conto che siamo un'organizzazione appunto che si sta ingrandendo, fatta di tante persone, di tante situazioni, di tante problematiche, e ovviamente dobbiamo farla vivere questa organizzazione, no? Non è che questa cosa si delega a qualcuno, tipo a chi è seduto qui sul palco e gli altri. Noi che siamo qua oggi siamo in qualche modo lo scheletro, l'ossatura dell'ADL, dei territori, dentro i posti di lavoro. Okay? Quindi io credo che la prima cosa fondamentale è comunque quella di capire anche cosa succede intorno a noi. Questo sia perché ci serve come persone, come cittadini, come delegati, come lavoratori, lavoratrici,
ma anche perché questo ci serve per capire dove ci situiamo anche quando andiamo a fare le vertenze, quando andiamo a chiedere questo o quell'altro, no? Perché ormai sappiamo tutti che viviamo in un mondo globalizzato e quindi quello che succede nel mondo ci riguarda tutti da vicino, non per sentito dire. E poi perché ovviamente c'è anche un senso, io credo, etico che ci porta a essere qui e che le ingiustizie, ovunque accadano, ci riguardano. Ci riguardano sempre, anche se succedono in altre parti del mondo. Perché ad esempio la parte più ricca del mondo vive ed è la più ricca del mondo proprio perché si appropria di ricchezze, perché sfrutta, perché appunto domina il resto del mondo da cui prende le risorse, no? E quindi questa cosa ci riguarda direttamente, ecco. Quindi se vogliamo cercare di capire che cosa succede intorno a noi, ovviamente, come è scritto nella relazione, è chiaro che ad esempio il primo segnale molto preoccupante è questa diciamo questa situazione di guerra ormai dispiegata in moltissime aree del mondo, ok? Poi certamente c'è questo vergognoso genocidio che è in atto in Palestina e che a questo ci riguarda tutti, perché assistere al massacro di donne, bambini, persone inermi è una cosa inaccettabile. Ma la guerra l'abbiamo vista, appunto, l'invasione della Russia e dell'Ucraina, e ci sono guerre un po' in giro per tutto il mondo, in Libia e via dicendo, ecco, quelle magari un po' più dimenticate. Ma questo ha prodotto, e lo vediamo anche come segnale per il futuro, il fatto che tutti i paesi occidentali, tutti i paesi europei hanno aumentato la spesa militare. Questo vuol dire che comunque il punto strategico del dominio attraverso la forza, attraverso gli eserciti del mondo è un'opzione che diventa sempre più forte, perché chiaramente altrimenti non c'è un controllo attraverso il consenso, attraverso appunto il miglioramento della qualità della vita. Il controllo è un controllo di tipo militare, e questo ovviamente pone anche un altro problema, per cui ci dicono sempre che non ci sono soldi, c'è la crisi, c'è questo, c'è quell'altro, però i soldi per aumentare le spese militari, quelli ci sono sempre. Questo insieme poi a quella che è la questione climatica, produce degli effetti per cui si parla sempre dell'emergenza migratoria, però è evidente, come è successo in Siria, come succede in moltissime zone dell'Africa, appunto, o adesso in Palestina, questa cosa poi produce degli effetti, per cui l'effetto è che le persone scappano, vanno via dai posti dove sono perché non possono vivere, e questo chiaramente produce anche, diciamo, come forma di ribellione rispetto al fatto che se esiste una lotteria, no, in cui uno può nascere in un posto ricco, in un posto povero, è chiaro che chi perde a questa lotteria a volte magari si ribella dicendo: ma voglio anch'io partecipare a quel mondo, a quella ricchezza che invece hanno altri. E quindi non c'è nessuna emergenza, ma è un sistema mondiale in cui appunto il dominio viene fatto attraverso la forza, attraverso le armi, attraverso l'appropriazione, attraverso la guerra, e che produce questo tipo di effetti. L'altra cosa è appunto che sta sconvolgendo il mondo è comunque questa cosa della crisi climatica, che adesso, diciamo, viene messa anche nella stampa, nei giornali, un po' in secondo piano, perché ci sono le guerre, c'è la crisi economica, eccetera, eccetera, ma continuiamo a vederlo, l'abbiamo visto quest'estate, lo si vede dappertutto. La crisi climatica sta provocando degli sconvolgimenti incredibili. E qui lo vediamo perché ci sono gli uragani, le inondazioni, i disastri, no? che succedono continuamente, che qui a casa mia, in Romagna, nelle Marche e via dicendo.
ma come qualche tempo fa ci raccontava proprio Adamo, che è qui seduto vicino a me, a un'assemblea dei delegati, magari in Burkina Faso questa cosa si vede ancora molto di più, no? La desertificazione, eccetera, eccetera. Quindi questa non è la lotta contro la crisi climatica, non è una lotta di alcuni benestanti che stanno bene, non hanno niente da fare, voglio difendere il fiorellino, la natura perché è bella, no? Mentre noi vogliamo i soldi. Questa è una cosa che ci riguarda tutti quanti, perché tra un po' veramente sarà impossibile vivere, e già in molte zone è già impossibile vivere, e questo, voglio dire, mette in crisi appunto la nostra salute, la sicurezza alimentare, la disponibilità di acqua. Se ci ricordiamo l'anno scorso che siamo anche andati a fare l'iniziativa alla Coca-Cola, perché tutti noi non c'era acqua, non pioveva, tutti noi dovevamo razionare l'acqua, però la Coca-Cola a Verona poteva tranquillamente continuare a succhiare quantità di acqua pubblica praticamente a gratis, perché poi la Coca-Cola, che poi ce la rivende dei supermercati, l'acqua lo Stato italiano gliela dà gratis, molto, a molto molto meno, mi sembra 90 volte meno di quella che la paghiamo noi, insomma, ecco. Quindi questi, le mobilitazioni contro la guerra, la mobilitazione per la giustizia climatica, le mobilitazioni per la giustizia sociale, sono la stessa cosa. Le mobilitazioni contro la violenza di genere sono la stessa cosa. Noi dobbiamo tranquillamente capirlo questo, e questo, diciamo, è un meccanismo che è basato su un sistema che punta solo al profitto. Non c'è più nemmeno, e questo lo vediamo dappertutto, eccetera, un meccanismo come poteva esserci nel secolo scorso, in cui le Nazioni Unite, altri, il G7, insomma, così comunque in qualche modo regolavano, governavano il mondo, cercando bene o male magari di farlo andare, di tenerlo su certi binari. Questa dinamica è completamente incontrollata, anche perché ormai è evidente che ci sono alcune grandi potenze, soprattutto asiatiche, la Cina, l'India, ma non solo, che sempre più si stanno sganciando dall'egemonia, diciamo, degli americani, no? E quindi c'è in atto una guerra, per il momento più di tipo commerciale, che però anche questo, diciamo, tende a sottrarre, a togliere all'Occidente, per così dire, comunque l'egemonia sul mondo che ha avuto per, diciamo, per un secolo, diciamo, a questa parte, insomma, no? Quindi diciamo che tutte queste cose ci riguardano, anche perché, come dicevo prima, poi queste cose riguardano le persone, riguardano in modo diverso, in modo disuguale, a seconda del posto dove uno vive. Però, ripeto, questo poi ci riguarda, perché qua anche l'altro giorno ho pubblicato il rapporto dell'Istat, in cui, ad esempio, in Italia, no, nei prossimi anni mancheranno milioni di persone, milioni di lavoratori, però allo stesso tempo c'è una politica sull'immigrazione in generale, no, perché poi, diciamo, in Italia abbiamo un governo di destra particolarmente cattivo e razzista su queste cose, no? Ma la vera sostanza è che in realtà, e si è visto, no? La Meloni aveva detto basta sbarchi, blocchiamo il blocco navale, in realtà le persone continuano ad arrivare, ma continuano ad arrivare, uno, perché giustamente la gente si ribella e rivendica, io credo giustamente, il diritto della libertà di movimento, come noi, io credo che sia giusto che ognuno abbia il diritto di andare, di vivere dove cavolo vuole, voglio dire, e ogni anno ci sono 80-100.000 italiani che tra l'altro emigrano, vanno all'estero, per cui io credo che questo dovrebbe essere la base, diciamo, di un'idea di solidarietà, di civiltà. Ma appunto, ma comunque, diciamo, poi il fatto che la gente arriva non si può fermare, e in realtà questa cosa va benissimo anche al sistema economico, ma va benissimo a patto che queste persone siano persone che lavorano ma senza diritti, che stiano nel nostro territorio,
ma senza la possibilità di lottare, di rivendicare, perché non hanno i documenti, perché creano problemi di tutti i tipi, eccetera, eccetera. E lo vediamo anche nei nostri magazzini, nei nostri posti di lavoro, dove i rifugiati, per esempio, lavorano tutti, però magari appunto hanno contratti precari, hanno contratti con le agenzie, per cui anche dentro i nostri posti di lavoro quest'idea di stratificare, no? Cioè di dire certo ci sono i lavoratori di serie A, serie B, serie C, serie D, eccetera, 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 no? Spingendoci anche tante volte a dire vabbè, ma io sono vecchio, io ho il livello, ho il buono, eccetera, eccetera, lui vabbè è appena arrivato, anche se è il sesto junior, chi se ne frega, no? Mentre noi dobbiamo ribadire con forza che non ci può essere differenza tra le persone, perché poi questa cosa frega anche gli altri, e questa è la storia anche del mondo del lavoro italiano, in cui agli operai che hanno fatto le lotte 20, 30, 40 anni fa, gli dicevano va bene, voi non vi tocchiamo, però intanto creiamo le agenzie interinali, creiamo il precariato, che facciamo il Job Act, facciamo tutte queste cose. E poi passano gli anni e ti trovi che uno non è che è precario a 20 anni per 6 mesi, per un anno e poi acquista i diritti. C'è gente che ormai ha 40, 50 anni e ha una vita fatta di lavori precari, perché i diritti non li acquisisce mai. Gli altri, i vecchi, se ne vanno in pensione, e poi magari sono anche quelli che dicono ah guarda qua l'immigrato viene a portarmi via il lavoro, no? Quindi dobbiamo stare attenti a queste cose, perché altrimenti questa cosa qui ci frega tutti quando noi accettiamo di essere divisi in categorie. Allora c'è il lavoratore italiano, c'è il migrante, poi c'è il richiedente asilo, oppure c'è il migrante rifugiato, c'è il migrante economico. Noi dobbiamo rivendicare con forza la libertà di movimento e parità di diritti per tutti e per tutte. Io credo che questo sia un punto fondamentale, e l'abbiamo visto, perché in particolare nella logistica, guarda caso, che era il lavoro col sistema delle cooperative, quelli, i lavori peggiori, dove no, non avevi la malattia, non avevi niente, guarda caso chi hanno messo a lavorare nei magazzini, nei posti peggiori, o nelle pulizie, o nei lavori poveri? I lavoratori e le lavoratrici migranti. Questa è la realtà. Perché? Non perché perché sono lavori che gli italiani non vogliono più fare, ma perché ovviamente era un tipo di lavoratori molto più ricattabili, proprio per il permesso di soggiorno, per la casa, per tutte queste cose qui. E le lotte che abbiamo fatto nella logistica ci dimostrano che però è possibile anche nei settori, quelli dove le condizioni sono peggiori, è possibile conquistare dei diritti. Noi l'abbiamo rivoltato come un calzino il settore della logistica. Però adesso dobbiamo anche stare attenti di non cadere nello stesso trucco che hanno fatto prima, per cui dicono ok, va bene, voi siete così, però gli altri facciamo un altro regime, un'altra cosa, no? Quindi diciamo, capire cosa succede nel mondo, io credo, e cosa succede intorno a noi, è fondamentale anche per definire le nostre strategie da qua in avanti, perché chiaramente non è che noi possiamo pensare che poi la lotta si ferma, no? Come noi diciamo sempre quando andiamo a fare le vertenze, le trattative, è la storia dell'umanità quella dei lavoratori e delle lavoratrici che vogliono stare sempre meglio. Per cui, no, mentre le aziende, perché no, dicono, ma se io ti do questo, poi tu mi chiedi un altro. Ma certo che è così, ma sarà sempre così. Sarà sempre così. E soprattutto in un periodo come questo, in cui anche dove abbiamo conquistato delle condizioni salariali, di diritti molto migliori di quelle che erano un po' di anni fa, ma c'è stato in realtà negli ultimi 2 anni un fenomeno che è questo dell'inflazione, cioè del caro vita, dell'aumento dei prezzi, che di fatto ci ha rubato, se non tutto, molto di quello che avevamo conquistato. Perché negli ultimi 2 anni i salari dei lavoratori e delle lavoratrici hanno perso circa il 15% del loro valore. E anche qua
ci hanno raccontato che l'inflazione, perché c'era la guerra, il gas russo, questo, quell'altro, ma ormai tutti, anche la Banca Centrale Europea, dicono che l'inflazione, cioè l'aumento dei prezzi, è dovuto ai profitti. Cioè, non c'è un vero motivo, non è che mi hanno aumentato il prezzo del gas e quindi ti aumento la bolletta. Ormai il prezzo del gas è a livelli di prima della guerra. Però l'Enel, l'Eni, le grandi multinazionali, eccetera, eccetera, stanno facendo miliardi e miliardi e miliardi di profitti, cifre che neanche riusciamo a immaginare in una vita. E lo stesso vale per tutti gli altri, per chi può aumentare i prezzi. I supermercati hanno fatto vagonate di miliardi in questi anni dalla pandemia in poi. Eppure, se vai a vedere per esempio nei magazzini della logistica dei supermercati, le condizioni sono ancora peggiori di quelle dei corrieri, ad esempio. Però se vai a parlare con loro ti dicono che c'è la crisi, i costi, le cose. Poi vai a vedere i dati, appunto, e non è così. Quindi anche qua dobbiamo sapere, essere coscienti di questo tipo di fenomeni, che chiaramente, diciamo, no, non è che riguardano un posto di lavoro o quell'altro, riguardano tutti quanti, riguardano tutti noi, ma proprio per questo è necessario che tutti insieme come organizzazione e insieme ad altri riusciamo a produrre dei meccanismi di lotta, di mobilitazione che siano più generali, perché altrimenti è chiaro che non è che tu lo puoi risolvere magazzino per magazzino. Ovvio che però questa cosa qui, come noi abbiamo detto, insomma, poi non so se Gianni dirà lui qualcosa di più specifico sulla questione diciamo della logistica, delle cose, diciamo, anche che abbiamo conquistato in tutti questi anni, ma io volevo dire che ad esempio, no? Cioè, in Italia c'è stato ormai da mesi un dibattito, diciamo così, o comunque anche sui giornali, televisioni, no? Per esempio sul discorso del salario minimo, no? Allora, alla fine ne hanno discusso per mesi e mesi, e alla fine, giusto l'altro giorno, l'altro ieri, hanno deciso che ovviamente, come noi sapevamo già, la legge sul salario minimo in Italia non la faranno mai, o comunque non la faranno di sicuro per i prossimi anni. Anche qua è chiaro che magari chi lavora nei magazzini della logistica spesso prende già più di 10 euro l'ora, però ci sono, e poi ci sarà un intervento specifico su questo, ci sono ancora interi settori, dalle pulizie ai servizi fiduciari, agli alberghi, che prendono 8 euro, 7 euro, addirittura 5 euro all'ora, lordi. Allora è chiaro che anche qui fare un... Noi abbiamo, quindi, no, è evidente che noi, se ci aspettiamo, no, che il governo, che dall'alto, che chi comanda a un certo punto, no, ci venga in soccorso, no, e dicono finalmente fa la legge, per cui per legge mi devono aumentare di 1, 2, 3 euro l'ora il salario. Questa cosa non succederà mai. Però fare una lotta generale, quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che posto di lavoro per posto di lavoro il salario minimo lo dobbiamo conquistare dal basso. Lo dobbiamo conquistare noi, mobilitandoci, senza aspettare che siano gli altri a farlo per noi. E poi però anche metterci tutti insieme. E come abbiamo detto, noi dobbiamo conquistare il salario minimo dal basso, di almeno 10 euro l'ora, e intanto abbiamo detto... almeno intanto un euro all'ora in più, tanto per cominciare, per tutti. Tra poco, tra l'altro, scadrà anche il contratto della logistica, e questo sarà un altro punto molto importante, su cui anche lì tutti insieme dovremo fare una battaglia, perché questo rinnovo contrattuale porti, noi abbiamo proposto 300 euro uguali per tutti, no, nel rinnovo contrattuale porti dei soldi nelle tasche dei lavoratori e combatta questo meccanismo qui dell'inflazione e del caro vita. D'altra parte stiamo vedendo che, appunto, se dobbiamo vedere cosa fa il governo, cosa fa dall'alto, non solo non fa la legge sul salario minimo, ma fa un sistema fiscale, quindi le tasse sono sempre
peggiori, tagliano le pensioni, c'è stato uno sciopero dei medici anche l'altro giorno, tagliano la sanità, tagliano i servizi, quindi anche questo si ripercuote, no? Diventa un aumento dei costi, no? Nella mia città, mia figlia, l'abbonamento all'autobus costava 230 euro, adesso costa 300 euro, così da un anno all'altro, se, come niente fosse. Quindi diciamo, queste sono tutte cose che appunto ci riguardano. Ovviamente non è semplice, ovviamente dobbiamo cercare tutti insieme di capire come farlo, perché nessuno ha la ricetta. Di sicuro, diciamo, noi sappiamo che questa cosa, come è stato in questi giorni sulle mobilitazioni contro la violenza di genere, o come è stato in questi giorni con le mobilitazioni contro la guerra, contro il massacro in Palestina, di sicuro sappiamo che queste cose si cambiano solamente se riusciamo a mobilitarci tutti, e per tutti intendo tutti noi, ma anche tanti altri da noi. Per questo noi vogliamo essere anche un'anomalia dal punto di vista dell'organizzazione, perché alla fine, voglio dire, no, non è che veniamo qui a raccontarci che noi risolveremo, no, tutti i problemi, che noi faremo, eccetera eccetera. Sappiamo che è difficile, però noi dobbiamo fare la nostra parte. E però noi dobbiamo fare la nostra parte sapendo che o riusciamo a spingere oltre a noi anche altri a mobilitarsi, a creare delle mobilitazioni larghe, ampie, continue rispetto a questi temi, e quindi mettere al centro anche della discussione non le cavolate come uno vede sui giornali, dal cretino del generale a tutte queste cose qui, a quell'altro, il ministro che ferma il treno, a tutta questa fuffa. Dobbiamo parlare delle cose serie, e quindi dobbiamo sapere qual è la nostra forza, che sicuramente c'è e sicuramente aumenta, ma dobbiamo parlare anche dei nostri limiti, e quindi di avere una strategia, perché di sicuro credo che un po' tutti abbiamo la sensazione che andiamo comunque verso una fase nuova, una fase diversa. Questa cosa appunto qui del caro vita, delle politiche del governo, di quello che succede in giro per il mondo. Siamo comunque in una fase diversa in cui, se non ci mobilitiamo davvero dal punto di vista climatico, al punto di vista dei diritti, al punto di vista salariale, la situazione veramente rischia di andare molto, ma molto, ma molto peggio. E però, come sempre, no, non è che possiamo solo arroccarci in difesa e quindi dire vabbè, difendiamo quello che abbiamo. Dobbiamo anche andare noi all'attacco. Ripeto, è facile dirlo, è difficile farlo, però io credo che questo sia il nostro e debba essere il nostro approccio. E quindi che rinforzare, costruire l'organizzazione nei posti di lavoro, nelle comunità, nei territori, sia fondamentale, per cui che sia una cosa vera, che sia una cosa, un'organizzazione che veramente è in grado di intervenire quando ci sono dei problemi, delle questioni. Voglio dire, l'altro giorno a Treviso abbiamo fatto le manifestazioni nel 2023 in una delle città più ricche d'Italia, è morto un ragazzo che dormiva in un parcheggio sotto, tra l'altro, la questura di Treviso, cioè una cosa inguardabile. E solo dopo che è morto siamo andati in prefettura, gli hanno trovato i posti per dormire. Cioè, questo succede intorno a noi, perché, come dico spesso, è chiaro che ci sono i padroni, quelli che ci sfruttano, quelli che speculano su di noi, ma in qualche modo questo noi lo sappiamo, che questi vivono di quello. La loro vita gira intorno al fatto di fare soldi dal nostro lavoro, o sfruttando la natura, eccetera, eccetera. Ma questo noi lo sappiamo. Ma il vero problema non sono loro, sono quelli che sono indifferenti, quelli che dicono, ma ho paura, ma qua, ma non si può, eccetera, eccetera, che sono la stragrande maggioranza e che non fanno niente. Questa è la cosa, e credo che noi siamo la dimostrazione vivente che invece, lottando,
è possibile davvero migliorare le nostre condizioni di vita. Ok, io mi fermo qua perché forse sono stato anche troppo lungo, per cui vi ringrazio ancora e insomma vi invito, chi non l'ha fatto, comunque a leggere la relazione introduttiva che c'è in tutte le cartelline e va bene, e andiamo avanti col dibattito con altri interventi che approfondiscono un po' di più. Grazie. Noi che eravamo qua alla presidenza parliamo da qua, poi chi interverrà, abbiamo preparato il leggio, quindi interverrà da leggio. Niente, io per integrare velocemente l'intervento di Sergio, voglio semplicemente anche così richiamare un po' anche quello che, da dove siamo partiti, come abbiamo siamo riusciti poi in questi anni a rafforzarci, estenderci, allargarci in altri territori, perché ci siamo sempre mossi su quelli che sono i problemi reali dentro il mondo del lavoro e non solo. E per quanto su questa questione, quindi delle nostre anche origini, insomma, abbiamo avuto anche chi ci ha attraversato e purtroppo oggi non c'è più, e volevo ricordare così una frase che aveva detto in un'assemblea che avevamo fatto proprio qua a Padova, era il compagno Orlo Jackson, che diceva questo: la nostra vita è una vita complessa e complicata, su tutti i punti noi dobbiamo fare battaglia comune, perché non è possibile pensare solo al posto di lavoro se dopo non ho l'ospedale che funziona, non è possibile pensare al ticket restaurant se dopo non ci sono i servizi sociali e le scuole. Questo significa oggi ragionare in termini complessivi sulla vita di uomini e donne che una parte del loro tempo le impiegano per lavorare. La vita non sono solo le 8 ore in fabbrica, la vita è una e tanta, c'è tanta roba dentro e sono tante le cose che dobbiamo conquistare per noi e per gli altri, perché se alziamo il livello dei diritti di tutti, tutti stiamo meglio, a parte i razzisti, ma se stanno male i razzisti, io sto meglio. Grazie. Abbiamo pensato appunto di inserire nella relazione questa frase, insomma, questo ricordo di Orwell, perché è stato un vuoto che ci ha lasciato, che ancora adesso appunto ci accorgiamo di quanto ci ha mancato, no? Io volevo semplicemente poi spendere due parole su quella che è stata l'esperienza che è più importante, tra l'altro anche i delegati e delegate presenti qua in questa sala oggi provengono in larga misura dal mondo della logistica, no? Ebbene, appunto siamo partiti da un problema reale, da una composizione di lavoratori che ci siamo resi conto che all'interno dei posti di lavoro cambiavano le condizioni e anche, come dire, gli scenari delle varie zone industriali che eravamo abituati a vedere. Abbiamo cominciato a vedere che cambiavano, non c'erano più le fabbriche ma c'erano i capannoni di logistica, e questi capannoni erano pieni di immigrati e di immigrate, quindi è da là che siamo partiti, perché dalla battaglia sui diritti per i permessi di soggiorno, per le sanatorie, per la casa. E poi ci siamo allargati appunto perché abbiamo scoperto che vivevano, la maggior parte di queste persone vivevano in condizioni di schiavitù. Da quei tempi, parliamo appunto da quando abbiamo iniziato questo percorso, ancora nel 2004-2005, abbiamo fatto tanta strada grazie a una capacità che ha messo insieme alcuni di noi che provenivano da esperienze di lotta antirazzista eccetera, con il mondo del lavoro, che ha capito a un certo punto che con la lotta si poteva riuscire a cambiarlo questo mondo, e lo abbiamo fatto in tante situazioni, lo abbiamo fatto. C'è tantissimo lavoro da fare ancora, perché quando vediamo cioè situazioni dove abbiamo appunto conquistato tutti i diritti possibili e immaginabili, non c'erano le ferie, non c'erano i permessi, non c'era la malattia pagata, le buste paga erano buste paghe fasulle, non c'erano i contributi, tutto questo in moltissime situazioni
siamo riusciti a cambiarlo. Però abbiamo ancora un altro mondo che convive con questo mondo, che è quello del caporalato, che poi sarà un intervento specifico su questo. Abbiamo visto recentemente al MAP qua a Padova, dove lavoratori stranieri lavoravano appunto a 12, 13, 14 ore al giorno, senza ferie, senza malattia, senza niente, per 1.000-1.200 euro al mese, dovevano restituire al caporale 200 euro al mese. Questo per far solo un esempio, ma ne abbiamo avuti tanti, quindi non è il caporalato fenomeno solo del sud Italia, ma è qua presente. E noi dobbiamo, non è un caso che vengono all'ADL, si rivolgono a noi per denunciare le situazioni, e siamo riusciti in molte situazioni appunto a cambiare queste condizioni di sfruttamento schiavistico, e però ce ne sono ancora tante, per cui noi siamo un presidio permanente, le nostre sedi dove siamo presenti, e oggi è con una certa soddisfazione che possiamo dire qua c'è Silvio che viene dall'Emilia, dalla Romagna, c'è Claudio che viene dal Piemonte, poi abbiamo compagni qua che sono in sala che vengono da Milano, dalla Lombardia, quindi ci siamo, manca qualcuno da Roma, doveva venire e non è venuto oggi, o ci sono anche altri compagni che sono arrivati da Roma. Comunque abbiamo, in questi anni siamo riusciti ad allargare molto la sfera di influenza dell'ADL, ma proprio perché non è che siamo andati in cerca noi dei lavoratori e lavoratrici, è perché i problemi nel mondo del lavoro, non ci sono sindacati che siano in grado di rappresentare questo tipo di bisogni e di interessi. Per questo come ADL siamo riusciti a crescere, siamo riusciti anche a rappresentare un mondo molto più largo di lavoratrici e lavoratori. Questo è quello che è avvenuto in questi ultimi anni. Abbiamo avuto la capacità quindi di allargare il nostro orizzonte, e oggi abbiamo bisogno anche di riorganizzarci. Abbiamo aperto relazioni, no, con altre realtà sindacali. Per noi quello che conta è quello che riusciamo a costruire dal basso come percorsi di lotta. Abbiamo aperto poi non solo, abbiamo continuato nella logistica, ma abbiamo aperto in moltissimi altri settori, da quello che riguarda gli educatori, al turismo, allo spettacolo, ai lavoratori delle pulizie, lavoratrici, insomma abbiamo aperto un'infinità di altri settori, no? Perché appunto la precarietà, il lavoro povero è una caratteristica dominante. Quando il governo parla e dice siamo riusciti a portare dal quest'anno avrete 100 euro in più al mese, a parte che questa logica, no, del cuneo, chiamano il cuneo fiscale, esisteva già anche precedentemente, l'aveva introdotto con il governo prima del governo Meloni, hanno aumentato dei 3 punti il cuneo contributivo a partire da luglio, ma dal 2024 non ci sarà nulla in più in termini economici in busta paga, ma e comunque questo va a ricadere sempre sulla fiscalità generale, per cui se tiri via dei soldi da una parte, poi ovviamente non hai più i soldi per finanziare la sanità, come abbiamo visto, la scuola, il disastro che stiamo assistendo appunto sul problema dei servizi, dalla sanità alla scuola, eccetera. Quindi è chiaro che oggi, vuol dire, quando il governo ci viene a dire queste cose, racconta delle balle, la condizione di lavoro è peggiorata. Ci sono situazioni dove appunto non riesci neanche per i servizi fiduciari, abbiamo visto quando si diceva prima 5 euro all'ora, all'ordi, è una roba allucinante che si sia, e sono contro, hanno bloccato la proposta di legge per portare il salario minimo a 9 euro all'ora. Questo è il mondo in cui viviamo, ed è per questo che noi diamo un senso a quello che facciamo, e lo vediamo tutti i giorni. Tutti i giorni ci rendiamo conto di quanto importante è quello che stiamo facendo. È importante perché lo stiamo facendo tutti e tutte assieme. Siamo riusciti in questi anni, come vedete, a rafforzarci anche dal punto di vista dei servizi, perché l'altro elemento fondamentale purtroppo è che c'è bisogno sempre di quello che fa il CAF, di quello che fa il patronato, che non basta solo appunto fare il lavoro a livello sindacale. Abbiamo dovuto costituire anche noi
una società di servizi, perché per fare tutto il lavoro che c'è del CAF abbiamo dovuto costituire una società di servizi. Facciamo un lavoro enorme di patronato che non è solo, vuol dire, fare le pratiche, la pensione, la NASPI, fare le invalidità, queste cose qua. Svolgiamo un ruolo sociale, perché la gente viene per qualsiasi motivo, viene per la casa, viene perché gli arrivano delle bollette da pagare, non si capisce perché, arrivano le multe, arrivano in infinità di problemi, per cui il ruolo che stiamo facendo è un ruolo anche sociale molto, molto importante, che nessun altro sindacato oggi sta facendo come facciamo noi. Quindi a partire da questo che c'è la necessità appunto anche di riorganizzarsi, modificare alcune cose che abbiamo appunto, proporremo poi anche per quanto riguarda lo statuto, pochissime cose, però ci deve essere la consapevolezza e tutti e tutte dobbiamo essere consapevoli che abbiamo ovviamente un impianto organizzativo che ha costi, dobbiamo pagare le sedi, dobbiamo pagare le persone che lavorano, quindi dobbiamo anche fare in modo che siamo in grado di reggere, perché ad esempio il patronato è in passivo, cioè il patronato non riuscirà mai con quello che passa allo Stato a garantirsi di poter stare in piedi, per cui dobbiamo compensare col lavoro che facciamo a livello sindacale, col lavoro del CAF, e quindi questo è un altro dei problemi che sicuramente è giusto segnalare e fare capire appunto di quanto complessa sia anche l'attività sindacale complessiva che mettiamo in campo, no? Ecco, io volevo solo integrare con queste poche note e dire appunto che noi ovviamente da questa assemblea congressuale dobbiamo ricavare quegli spunti necessari perché ci diano la forza per poter rilanciare ancora di più il lavoro che stiamo facendo. Abbiamo tanti anche compagni anche nuovi, più giovani, che si stanno impegnando nel sindacato. C'è un bisogno di fare formazione tra delegati e delegate, perché vediamo quanto complessa è la lettura della busta paga, che cambia continuamente. Pensate solo adesso a questa questione del cuneo fiscale, no? E uno, la gente viene, non si capisce più niente, come ti tassano, mettono da una parte, poi levano dall'altra, ti rimettono, per cui è sempre complicatissimo cercare. Allora abbiamo bisogno anche di fare formazione perché delegati e delegate siano in grado di dare spiegazioni all'interno dei posti di lavoro, perché questo consente anche a noi di poter fare meglio, no? Il lavoro che facciamo come sindacato, no? Dal punto di vista dell'organizzazione delle lotte e dei conflitti. Ecco, io mi fermo qua perché penso appunto che passiamo subito la parola poi agli interventi di integrazione di quello che abbiamo detto con la relazione, con la relazione introduttiva, e appunto andiamo avanti con i lavori.